In tutte queste puntate, tante ancora ne devono venire, io il momento più drammatico lo vivo quando c'è la classifica, perché lei non so perché in quei momenti mi si intoppa, lei mi si intoppa. Io le cerco di mostrare delle immagini che sono elementari per arrivare ad arguire qual è la posizione in classifica, il concetto posizionato in classifica, e lei mi si intoppa. Io mi intoppo? Lei si intoppa. Ma io mi intoppo? Lei si intoppa. No, lei si intoppa. Non c'è niente da fare, lei si intoppa. È palese che si intoppa. E tu però ogni settimana mi cerchi di far capire. Allora perché? Scusa, Cioè, grazie. Perché chiamo lei? Perché nonostante che si intoppi? Capito. Perché io lei, a lei c'ho. Che devo fare? Che faccio? Chiamo il signore, ma l'ha visto? E allora chiamo lei, no? Oh. Noi in queste puntate abbiamo vissuto durante le classifiche momenti difficili. Perché la realtà è che io e il maestro non è che prepariamo delle cose, noi non prepariamo mai niente, e di questo mi faccio vanto perché è un'amicizia che ci permette di parlare a lungo. In 15 anni credo che se siamo capiti 3 volte. E tutto quello che vedete è purtroppo vero. Al 5º posto, tra i motivi per cui bisogna vergognarsi, perché bisogna vergognarsi? Perché? Perché? Perché c'è dietro una storia sua, devo dire quello che ha fatto lui, cioè che, a meno che si presuppone che abbia fatto, quindi vergognati se l'ha fatto qualcosa che non doveva fare. No, è una foto che ci porta al motivo che è al 5º posto. Chi è? Chi è? Beh, lui è di Casanova. No, di Casanova. Sì, di Casanova. No, scusa. De Casa Monica, la casata. La casata. Dei monarchici, no? Dei monarchici. La casata dei monarchici. La monarchia, no? Cioè, ma chi è? Vittorio Emanuele, no? Quindi chi è? Teoricamente, laddove ci fosse la monarchia, chi è? È come repubblicano, no? Cioè, come Pertini. No, cioè, se ci fosse la monarchia, lui chi sarebbe? Sarebbe il capo del. Il capo. Come si chiama il capo della monarchia? Ma scusa, il capo della Repubblica Italiana non si chiama capo della Repubblica, cioè. Ma quello appunto è una Repubblica, e se si chiama allora, presidente leva della Repubblica, Repubblica, capo del governo. Leva la Repubblica. A capo di una monarchia chi c'è? Il monarco. Il monarco. Ma come il monarco? Ma non ci credo, dai, veramente, maestro. A capo della monarchia. Il re. Oh, che ci voleva tanto. Oh, e allora, al 5º posto, tra i buoni motivi per vergognarsi. Essere re. Come essere vergognate re? Che sei re. Ma come vergognate che sei re? No! Chi è il re? Il re? Beh, il re è detto anche? Detto anche. Ma negli scacchi, dici? C'è un gioco di scacchi? Perché negli scacchi? No, ma tendenzialmente detto... il re è detto. Come è detto il re? Il capo supremo, cioè il. No. No, è detto sua. Beh, sua altezza. Oh, e allora qual è cosa c'è al quinto posto? Beh, tra i buoni motivi. Vergognati se sei 2,05 m, vergognati. Cioè. Ma no! Un motivo per vergognarsi è perché non si è. Non si è all'altezza. Non si è stati all'altezza! Ah. Non si è stati all'altezza! Al 4º posto, un ottimo motivo per essere protagonista. Beh, dunque, per tracciare, diciamo, il segmento che va dal punto alla circonferenza, ovvero il raggio, per essere un po' il raggio e un po' anche per tornare al centro, un po' una specie di raccordo anulare, cioè ognuno prende raccordo anulare ma ogni volta torna a casa, cioè il proprio centro. No, no, no. No. Che cos'è quello che vede? Quella è una circonferenza con. È un cerchio. È un cerchio. Che sta facendo il signore? Ha finito di fare il cerchio. Con cosa? Col compasso. Ma in realtà come nasce il cerchio? Beh, il cerchio nasce. Ma in che senso? In senso geometrico o. Come nasce il cerchio? Chi è il famoso. Beh, Giotto. Cosa fece Giotto? Il cerchio. Sì, ha fatto un sacco di cose, non andava in giro a fare i cerchietti, sì. Giotto. Giotto perché fece il cerchio? Perché? Papa. Beh, perché Papa. Papa Pio. No, no, non Pio ancora. Era Papa. Era Papa. Papa buono. Perché c'è qualche Papa. No, Papa. Papa Bobo. Papa Bobo. Papa Bobo. Bonifacio. Quale? Capiremo quale. Ottavo. Papa Bonifacio VIII. Chiese. Mi chiese perché non mi fai un cerchio? No, francamente non credo che Bonifacio VIII non sapesse cosa fare per trastullarsi. Papa prima, fammi un rombo, non è lui il cerchio. No, Papa Bonifacio VIII. Beh, io qua la storia non la so, cioè perché ce l'ha raccontata il Vasari.
Beh, allora se ci ha raccontato il Vasari è tutta un'altra storia. Allora, Papa Bonifacio VIII voleva incontrare Giotto. Sì. No? E quindi disse, qui si sento parlare di questo Giotto. Sentiamo un po', Giotto, tu, nella vita. Cosa si fece mandare da Giotto per capire se era veramente un grande artista come sentiva dire in giro? Mandami un segno. Mandami un segno per vedere. Lo vedete che la sa la storia. Un segno per vedere se io te posso prendere come, diciamo, come pittore, no? Come geometra, diciamo, per fare la nostra. Il geometra. Vabbè, insomma, e cosa fece Giotto? Gli mandò un cerchio. No. Giotto gli mandò un cerchio, ma fatto come però? Questo è il punto. E il punto è tutto qua. La differenza tra quello che vede e quello che fece Giotto, qual è? Scusi, Giotto che può aver fatto? Che fa quello? Quello ha fatto un cerchio. E Giotto? Un cerchio. Ma questo non l'ha fatto Giotto. E quello... Grazie. Dico, quello che fa? Mi segua, un cerchio. Giotto che fa? Un cerchio. Ma? E? Chi? Boh. No, ma l'ha detto prima. È un cerchio fatto col compasso. Giotto? E Giotto invece lo fece con Righello. Ecco, allora sì che era un fenomeno. Ma come fa a far cerchio con Righello? Ma se fa il cerchio con Righello? È impossibile. Ah, no, scusa. No, col pennello da solo. Cioè, senza c'è, senza è. Senza che? Senza niente, senza punto, senza presa, senza, capito? Cioè, quello c'ha due punti. Quello Giotto invece, da quello che ricordo, almeno a meno che non ho studiato un'altra cosa, prese il pennello a mano fece un cerchio perfetto. Oh, quindi qual è il quarto buon motivo per essere protagonista? Fare i cerchi perfetti. Sì, i cerchietti fa. No, un buon motivo per essere protagonista è per poter. Io non lo so fare, lei lo sa fare. Un talento, quindi un buon motivo per essere protagonista è per poter fare, dire e esprimere il proprio talento. Per poter dimostrare il proprio talento. Santo cielo, lo dico io. Al terzo posto tra i talenti italici, cosa fa quest'uomo? Ma scusa, che te devo dire? Un uomo con una sega a mano, ma che vuoi che fa? Non ha solo la sega! Lo credo, guarda com'è. Continuerà pure a quell'età, che te devo ma dire? Ma non è! Ma perché deve sempre finire in quel tunnel? Perché? Ha una sega da una parte e dall'altra? È il manicozzo, e quindi... È il coso. Non è il manicozzo! Che è? Poi cos'è il manicozzo? È quello per il golf. No, il manicozzo per le mani ha un... È una cosa da golf, una pala da golf. Una pala da golf, perché lei scava le buche. Una mazza, ma no, è un archetto. È un archetto da violino. Un archetto. Veramente, la prego, ma perché dice queste cose? Ma perché? Io non ci trovo niente di male. Oh. Neanche io ci trovo niente di male, però non è un argomento affrontabile in televisione, ma al contempo mi stupisce uno che lo faccia con l'archetto, mi perdoni. C'è gente con l'aspirapolvere e questo qua... Ma quelli con l'aspirapolvere li conosce solo lei, io non conosco uno che lo fa con l'aspirapolvere. Sul giornale c'era uno con l'aspirapolvere. Sì, l'hanno multato. Ma perché non lo usava da tempo e voleva pulirlo prima? Ma che sta dicendo? L'hanno multato poco tempo fa, l'hanno trovato in macchina, è una notizia del giorno. Del giornale mi ha chiamato per entrare la polizia statale, ha fermato uno perché ha trovato con aspirapolvere e poi ci ha fatto pure un incidente. Giornali legge? L'hanno multato pure. L'hanno multato? Sesso da solo con l'aspirapolvere. Con l'aspirapolvere? Sì. Vabbè, adesso poco ce ne cale. In realtà questo signore, non avendo un aspirapolvere ma avendo in mano una sega ed un archetto, che cosa sta facendo? Suonare. Uno che suona una sega, in realtà che fa? Tipico degli italiani. Beh, è fantasia, sta cercando di sbarcare lunario, diciamo. In che maniera? Pensando. Se è il suo lavoro. Lavora di fantasia. Lavorare con fantasia, lavorare di fantasia. Mamma santa. Al secondo posto tra i buoni motivi per tenere la bocca chiusa, eccolo qua. Chi è? Beethoven. No, veramente, non lo faccio apposta. Le sembra Beethoven? Beh, potrebbe essere una certa età, magari. Ma che è una certa età? Che c'ha i capelli così? Che c'ha in testa?
E c'ha i polipi, che c'ha? I polipi sono? Arachidi. Arachidi. Sono vipere. Arachidi. No, scusa, che da... Ah, ecco, sono serpi. Da sono serpi. E chi c'aveva i serpenti in testa? Aspetta! Intanto c'è il capitano, no, il capitano, aspetta, no, il capitano, porca, quello è Ugolino, il comandante, il comandante, no, Ugolino. Che uccise i figli nella rocca, te la ricordi? Nella rocca. Il, sì, nella rocca Ugolino, il conte Ugolino. Il conte Ugolino c'aveva i serpenti in testa, c'aveva. No, non c'aveva. So io che c'ho un diavolo per il capello a parlare con lei. Chi c'aveva i serpenti in testa? Il personaggio mitologico. La me? La me! La me, la meta! La meta, la meta. In mare, cosa uno non vorrebbe? Odino. Ma sì, ma diciamoli tutti. Mammut, tocca a lei. Ma che sta a dire, Odino? In mare. Ma Odino è il Valhalla. 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 Non rida in faccia al Valhalla. Ma chi è Valhalla? I nordici. I vichinghi credevano nel Valhalla. No, ai Valhalla. Al Valhalla uno era. È il luogo il Valhalla, è come l'Olimpo per i greci, no, ai Valhalla. Scusami. Siamo i Valhalla. Valhalla era il luogo dove viveva Odino. Valhalla. Ma io sto proprio a perdere tempo. Chi è? Di cosa abbiamo paura quando facciamo il bagno? Quando fai il bagno lei di cosa c'ha paura? Beh, se sono una vasca, che me se leva il tappo, cioè che me se svuota... Ha paura di venire risucchiato nel gorgo. Ma no! Se sto nel mare... Ma è ovvio che nel mare... Il rigolillo! Ma che lingua fa? Ma che si è fatto? Qualcosa? Ma che no. Si è fumato? Forse dovrebbe... Che è il rigolillo? No, il mulinello. Ma non è il mulinello, abbiamo paura di una presenza. Ma di chi? Ma io non c'ho paura. Quando si fa il bagno, talvolta, abbiamo paura di una presenza urticante. La Medusa! Chi è? Ermedusa, che è un cantante romano, Ermedusa! È Medusa! L'essere mitologico che cosa faceva quando guardava? Che faceva? No, io però guarda. Che faceva Medusa quando guardava? Te ipnotizzava? No! Cioè, la trasformava in? In seppia, in. Che in seppia? Esa Medusa. Perché in una seppia? Un liquido, cioè, non liquido la seppia. Perché in una seppia? Beh, è roba di mare. Ma che stupidaggine, sempre. Uno ti guarda e ti trasforma in un octopode. Ma no! Non ci credo, giuro. Ma io poi, a me mi interesso di mitologia. No. Ma Medusa io! No, è Ermedusa! Non l'ho mai sentito io! È Medusa! Non l'ho mai sentito proprio nel libro, io ho un libro grossissimo così. Non lo trovo il Medusa. Perché certo. Lei ha letto solo l'indice, dovrebbe leggerlo tutto il libro. Medusa trasformava gli uomini, le persone che guardava in. No in seppie, ma in. In ballerini del flamenco. È ovvio, è quasi matematica la soluzione. Ma no, in pietra. E allora, qual è il secondo motivo per tenere la bocca chiusa? Perché per in realtà impietriti. Per non, no, perché a volte basta. Basta uno sguardo, una faticata. Perché a volte basta uno sguardo. Un buon motivo per accendere la TV al primo posto, eh? E vai. Tutti e il massimo sì, di quei nei messaggi che ci sono arrivati riguardava questo. Il primo motivo per cui vale accendere la TV, Ecco, allora se il secondo era per tenersi informati, questo è un buon motivo per tenersi disinformati. Perché come fai a tenere disinformato il pubblico? Rendendolo gregge. Sì, questo è molto divertente e anche molto sapido e sapiente, ma in realtà è un altro il primo motivo. Perché ci sono delle pecore? Perché c'è qualche sardo nella zona, cioè qualche sardo in zona, cioè. Vedo, sta in gregge, ormai chi ce l'ha più in gregge? Sono i sardi, cioè in giro ormai. Questa cosa non la sapevo, i gregge stanno pure vicino a Roma, che vuol dire? Chiunque fa il pastore di pecore. Senso, nel senso che hanno. Ma che si fa con le pecore, scusi? Con le pecore tendenzialmente. La lana, facevo che. Sì, la lana nella questione il latte, pratica, il latte, eccetera, eccetera. Ma soprattutto con le pecore che ci si fa? Au. E sono cose tu, se te ci diverti così, io non lo so sapere. Ma no, quello! E che io lo sapevo che finiva così.
Scusa, le cose... Ma le pare che mi trastullo con l'ovino? Me l'ha detto così. Ma no, in realtà che si fa con le pecore? È tradizione memorabile. E dai! Ma che dai? Che si fa con le pecore? Ma chi ci ha mangiato una pecora? Che ne so io con la pecora che ma ci non fa? Deve averla sotto mano la pecora per poterla utilizzare. Può averla nel pensiero. È me che tu dica a te. Ma no, lei ha nel pensiero la pecora e non ce n'ha solo una, ma c'ha un bel po' di pecore. Perché? Perché venendo a sapere quante sono, quindi... Me ne faccio tante di pecore, cioè di... La prego di uscire da questa cosa. Nel senso, io ho 27 pecore. Come faccio a sapere che ne ho 27? Le conto. Quindi? Quindi? Qual è il buon motivo per accendere la TV? Avere un greggio di 27 pecore. No. Perché lei le conta le pecore? Ah! Oh! No, c'ha avuto l'illuminazione! No, e lo sai perché? Perché non mi è mai successo in 43 anni di vita di addormentarmi con tante pecore. Eh beh, certo, perché lei ogni volta che ce l'aveva vicino pensava ad altre cose, scusi. Oh, il primo motivo è proprio questo, per accendere la TV. Un buon motivo è per assopirsi. Bene, bene. No, beh, te giuro, io ho 43 anni che guido. No, anzi no. 43 no, perché a zero 43 stavo, non poteva, esatto. No, ma io quello con le tre palle là, il primo non ho mai visto proprio. Sono tre palle, che cos'è? Che attenzione, passaggio fenomeni. No, quello lì è semaforo orizzontale. Ma no, ma io sono vita mia. Ma vabbè, però ci sta. L'altro che cos'è? È quello, sono le dune. Le dune? È un cartello tipico del deserto quello. No, no, ma come dune? Le cunette, no? Le dune. I dossi, le dune, mi dice, le dune. Quel cartello apparse per la prima volta in Lawrence d'Arabia. Quello è cartello, sono le dune. Eh sì, molte sta a vedere, certo. Attenzione maggiorate, che sta a dire? L'altro che cartello è? È vietato in abissarsi. Vietato in abissarsi. No, quel cartello è un cartello triangolare, quindi è un cartello ponte. È un cartello triangolare. Ponte? Ponente? No, ponte P. Tappetta Perugia? Ma no. Che sta a dire? Io che sto a dire? Beh, che io ancora. Ma mo io so. Quello è il cartello triangolare, quindi è un cartello. Ma tutti e quattro sono triangolari. Ho capito, appunto, so, quindi cartelli. Cartelli triangolari. No, ma non è che li fanno triangolari. Cartelli triangolo... di segnaletica stradale che ti avvertono. Ma mi sa gli levano la patente se qualcuno vede ma la patente. Perché mi levano la patente? Allora, ci sono quelli quadrati, ci sono quelli circolari e ci sono quelli triangolari. Che allora? Differenza c'è tra i circolari e i triangolari? Ma questa è geometria, è un'altra cosa. No, non è geometria. Ma tu... No, no. Ma non è geometria. È geometria, Paolo. Ma come è geometria? Ma mi metto a vedere la forma del cartello. Ma certo. Ma no. Ma sì. Ma no. Ma sì. Ma sì. Ma io guardo che cosa mi significa, poi che è rotondo, quadrato o circolare. Ma c'è un motivo. Intanto faccio l'incidente se devo stare. Ma non ci deve mettere lì a trovare l'area del cartello. La realtà è che tra tondo e triangolare c'è una differenza. È certo. Cioè? E cioè, la questione dei angoli, delle angolature, Il circolare è un cartello è un divieto. È un divieto, risorsa. E invece il triangolare? Beh, il triangolare è là. Triangolare. Il triangolare è un è cartello un pericolo. Di pericolo. È pericolo. Quindi che pericolo è quello? Allora, torniamo al discorso di prima. Non è vietato in abissarsi. No, è quello è un ponte in disfacimento. Cioè in ponte in disfacimento. Cioè non c'è un. Arriva a un certo punto, poi c'è il mare, lo vedi? Bravo, quindi è allora... una via che finisce. Ecco, al molo. E allora mi dici e io. L'altro che cos'è? No! Sì, io mi fermo qua perché questo è pericoloso sto cartello. Perché? A me è pericoloso. Perché invece di metterci il cartello, spermi tutti! Ma adesso scusate, non è importante! No, è importante! Io colgo il senso della vita per portare qui un problema di tutti! Perché se non hai fatto il ponte, non mi ci mette il cartello che ci deve fare! Far ponte, non mi fa il cartello! Ma non è il. Ha capito? Ma non è che ci non c'è. Avverte che finisce, fallo, no? Ma non deve farlo, però la avverte. Ma guarda, ma non mi deve avvertire. Vabbè, adesso non ci inabissiamo in queste cose. L'altro a me mi tolgono la parola. Oh, via qua. L'altro cartello invece dice che. Attenzione dei colli. Sì, ma notte che guidi. Attenzione perché passano
Ma che passano aerei, ma. Ho capito, ma se hanno fatti questi cartelli, ma che se la piglia con me? Perché è un problema per me? Che io sto guidando, non passa aereo solo. Beh. E poi però avverti pure il pilota che c'è un cartello per aria. Macchine sotto. Macchine sotto. Ok. Fatto sta che quando è che si prende coscienza dei cartelli? Dopo che ha fatto il botto. No. Sì. Quando è che si prende coscienza del cartello? Quando? Quando è che lei ha studiato per queste cose che ha anche dimenticato? Beh, quando andavo a scuola, cioè quando c'avevo 18, a 18 anni. E allora qual è un buon motivo per crescere? A compiere 18 anni. Quindi per? Per andare a scuola di patente, per andare a scuola guida. A scuola di patente, come si chiamano quelli che compiono 18 anni? Per essere maggiorenni. Per essere maggiorenni! Questo è il motivo per diventare maggiorenni.